Ormai ci siamo praticamente vicini al 2018 e quindi dobbiamo guardare ai giochi che usciranno nel 2018. Un primo gioco che mi entusiasma parecchio, però ancora non sono molto sicuro sulla riuscita, è Monster Hunter. Lo volevo provare prima di acquistarlo, visto che uscirà il 26 di gennaio, e con grandissimo culo ho scoperto che è uscita una beta, quindi fate in fretta a scaricarla perché in pratica avrete tempo fino al 12 dicembre, dopodiché poi scomparirà. Vi dico brevemente che cosa dice la storia leggendola qui, che dice che ogni 10 anni i draghi anziani migrano verso un nuovo mondo, compiendo ciò che viene definita la traversata degli anziani. Quindi, personaggio draghi, il gioco dovrebbe essere figo. Lo sarà? Chi può dirlo? Andiamola a vedere. Ok, testo e voce mettiamo italiano, giustamente. Opzione avanzata, regola le impostazioni grafiche disponibile solo per console PS4 Pro, quindi se avete la 4 normale la prendete. Sapete dove? Quindi priorità alla risoluzione, configura le impostazioni dando la priorità alla risoluzione, la risoluzione sarà maggiore. Configura le impostazioni dando la priorità al frame rate, la reazione di gioco appariranno più fluide. Ok, configura le impostazioni dando la priorità alla qualità grafica. Le ombre e il numero degli oggetti a schermo aumenteranno. Ah, e sinceramente vediamo un pochettino la grafica com'è di questo gioco, sperando che non sia però troppo macchinoso come capita di solito. Vabbè, priorità alla grafica. Oh, ah, partiamo dal personaggio, quindi maschio o femmina, perfetto. Lo possiamo anche ruotare. Che fisicaccio che ci abbiamo. Zoom avanti, zoom indietro. Oh, wow. Oh, porca miseria, ragazzi. Ok, fammi vedere la femmina. Ok, c'ha anche la donna, c'ha il pistolino. Ok, va bene così, è per forza, possiamo scegliere solo questo. Ok, il nostro compagno. Wow, questa mi giunge nuova. I compagni sono dei feline che hanno stretto un patto con i cacciatori per aiutarne alla caccia. Un compagno ti seguirà in missioni se giochi assieme ad un massimo di altri due giocacciatori e ti assisterà curandoti o attaccando i mostri. Vabbè, quindi ci dà una mano. Oh, bello. Però mi becco questo perché mi sa tipo da diavolo praticamente. Ok. Allora, il gatto lo chiamo gatto. Lo chiamo gatto. Dove sta? Ok, gatto puzzolone. Mi sta bene, mi piace. Puzzo. Ammazza, non so manco più scrivere. Puzzolone. Ok, gatto puzzolone mi piace. Gatto puzzolone, sei sicura? Sì. Allora, iniziare il gioco così. Sì. Ok. Abbiamo la missione. Ok. Dai. Apriamo sta mappa. Ok, Noi giungo. dovremmo Ok. essere da queste parti. E quindi? Individua le tracce del mostro e affidati agli insetti guida per trovare la via. Se ti perdi, consulta la mappa. Tiè, perché ci dobbiamo perdere? Vabbè, quindi se ci perdi, vediamo la mappa. Il gatto dove sta? Ah, stai qua, ok. Per schivare, spada. Ok, fantastico. Allora, mi sa che dobbiamo andare di qua. Per correre, corri sempre uguale, vero? Allora, qua che cos'è? Pietra. Ok, Ottimo! quindi possiamo mirare e lanciare la pietra. Vediamo un po'. Te la posso lanciare? Prova a usare Teo. la fionda per distrarla con un rumore. Capirai, fa schifo sta fionda però. Cioè, pensa che ammazziamo qualcuno. Oh, cavolo. Allora, dove vado? Di qua, dove sta scritto 1? Sì. Proviamo a scendere, vai. Perfetto. Non sembra male, però. Voglio capire come si fa a Gli correre. insetti Ok. guida hanno trovato qualcosa. Vai a dare un'occhiata. Oh, che ambientino, ragazzi. Ok, gli insetti guida hanno trovato qualcosa. Aspetta un attimo che non ho capito. Vecchie impronte. Ottimo! Gli insetti guida hanno riconosciuto l'odore del mostro. Tieni gli occhi aperti in cerca di altre tracce. Sì, infatti ne ho trovate altre. Ok, di qua. Andiamo di qua, vai. Quindi in pratica ci guidano loro. Ok. Una volta iniziato lo scontro, gli insetti guida voleranno a nascondersi. Non dimenticarlo. Ok. Porca miseria. Voglio vedere come combatti così, vada. Vai. Schiva gli attacchi.
Forse c'ha ragione. Bam bam dan. Porca miseria. Forse è meglio, ecco, essere un po' più rapidi. Vai. Forse uno l'abbiamo fregato. Anzi, l'altro l'abbiamo fregato di due. Aia. Ci sta questo che è grosso, eh. Ok. Che animali strani. Attenzione, attenzione. Questo ha beccato di carica. Ah, ora sì che si fa sul serio. Aia. Che grande botto. Questo però è cavalcato, eh. Ah, è il gatto puzzolone che sta sopra. Allora, questo è amico nostro? Sì. Non mi dire che possiamo saltare. Alla vita, mi fai beccare o mi fai... Oh, Ci cavolo. siamo. Adesso tocca a te. Sai già quello che devi fare. No, lo so veramente. Ti lancio una pietra. Ok. Aia. Vai. Andiamo a difegarlo, Vai. Non ti incazzare. Porca miseria. Vai. È enorme, ragazzi, è enorme. Attenzione. Gatto puzzolone, mi raccomando. Aia, ti vedo male. Porca miseria. Aiaiaiaiaia. Collega. Dove cavolo siamo finiti? Che schifo. Sto affogando. Aia, sto affogando. Ok, aspetta, eh. Ok, vai. E che succede? Mi hanno messo dentro. Che va? Sembra tipo un budino. Vai. Ma che deve succedere? Vai. Attacco. L'ho beccato dall'alto, l'ho beccato dall'alto. Resisti. Lo stiamo fregando, ragazzi. Lo stiamo fregando. Sì, vabbè, ma se... Porca miseria! Ma è ancora vivo, no? Ok, devo capire come si fa per... Ok, forse lo becco, eh. Dai. Ma se ne scappa sempre. Vai. Oh, niente. Oh, la coda l'ha persa, eh. Andiamo. No, basta, mi sono rotto. Da qua. Facciamo danno pochissimo. Vai. Ok, così l'ho beccato. Anche lui ci ha beccato. Ok. Grazie. Abbiamo beccato pure la scossa elettrica. Porca miseria. Credo che siamo... aia. Me ne sono accorto, eh. Come si dice? Infatti, tra i nutriganti il terzo gode. Vai. Speriamo. Aspetta, vai. Vai. Sto in mezzo, aspetta. Ancora. No, veramente se ne sta scappando, eh. Lo vedo abbastanza sciangato, eh. Vieni qua. E dai. Guarda come se ne scappa. Cioè, questo pure con mezza gamba è più forte di noi. Dai. Vai. No, è morto, sì. Oh, è sprofondato. Che dici, gatto, è morto? Penso che sì, penso sia morto. No. Ah, ok, sì, è morto.
Aspetta, non ho capito come facciamo a beccarlo qua, Vai. Successo. Ah, è ancora vivo! Ah, porca miseria! Ma non muore mai! Ah, è quello di prima, sì! Sì, è quello di prima! Ragazzi! Aspetta! Ma non era morto, stava sprofondando per terra! Stiamo schiattando pure lui, però! Ok! Dai. Gatto, ma toglimi la cosità. Ma tu lo stai colpendo, dici la vita. No, eh. Aspetta. No, non te ne devi andare. Ok. Dai, che qua. Ha detto anche lei che possiamo farcela, vai. Sì, vabbè, ma solo 4 non facciamo niente. Vai. Mancato. Tempo scaduto, non ce l'abbiamo fatta. Ormai hai fallito la missione, ma presto ci riproveremo. Dico bene? È difficile, però è stato un po' complicato. Allora, secondo me è un po' macchinoso perché abbiamo scelto la grafica. Secondo me forse dovevamo scegliere più frame rate con più velocità. Vabbè, vi ho voluto far vedere magari un gioco con la grafica migliore. Ok, ragazzi, anche questa parte termina qui. Vi dico la verità, la beta non è che mi abbia chiarito poi molti dubbi. Fatemelo sapere sotto nei commenti se voi è un gioco che state aspettando, se vi potrebbe piacere. Chi può dirlo? Noi ci vediamo sul prossimo video e bye bye.